Ehi. Ehi, mi sente? È ancora lì? Sì. Bene. Come le ho detto, non abbiamo molto tempo. E quello che ho da dirle è di estrema importanza. L'orso le sta dicendo un mucchio di palle, amico. Non è la prima volta che lo fa. E non è la prima volta che cerco di metterla in guardia su di lui. Giorno 8 della nuova era. Riporto queste parole su carta mentre faccio il computo giornaliero delle scorte. Non voglio che Mordred mi senta esternare i dubbi che si agitano nella mia mente. Se continua a prestargli orecchio, non uscirà mai da quel cazzo di bunker. E lei vuole uscire, vero? Certo che vuole uscire. Quassù è un casino, è vero. Ma non è troppo diverso da quello che ha lasciato quando si è rintanato in quella gabbia di cemento. Ma fuori c'è l'epidemia. C'è la guerra, se esco di qui morirò. Morirà anche se rimane chiuso lassù, no? Intanto avrà smesso di vivere. Tanto valeva tirare il grilletto allora. Ma come fai a sapere che io... Non c'è tempo. Dovrà prendere una decisione molto presto e dovrà farlo da solo. C'è una cosa che suo fratello ha nascosto dietro al mobiletto dei medicinali. Le sarà d'aiuto per superare la paura se deciderà di abbandonare l'orso e raggiungermi qua fuori. Quando sarà per uscire, chiami il numero che c'è scritto sulla cornetta. Verrò a prenderla una volta fuori di lì. Ma... aspetta... chi sei tu? Perché mi stai dicendo queste cose? Non la chiamerò più. Questa è l'ultima possibilità. Resti da solo per il resto dei suoi giorni nella menzogna, se è questo che vuole. Oppure tiri fuori i coglioni ed esca di lì. Aspetta, 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 io... Era lui, vero? Io... non ne sono sicuro. La conversazione era molto disturbata, ho sentito solo qualche parola. È inutile. Io mi faccio un caffè, lo vuoi anche tu? Non posso nascondere di essere profondamente turbato. Di sicuro non posso nasconderlo a Mordred. L'argomento però non è ancora saltato fuori in maniera esplicita e forse, se non ne parlo ad alta voce, non ne discuteremo affatto. Solo qualche allusione che mi darà modo di guadagnare tempo e pensarci su. Allora, lo vuoi o no? Mi dispiace comportarmi così con lui. È mio amico e non voglio ferirlo, ma quell'altro mi ha dato uno spunto mica da ridere su cui riflettere. Qui dentro corro il rischio di avvizzire. Alla fine può la paura di morire indurre a un lento suicidio. Credevo di saperlo. Ora mi scopro a pensare che si tratta di una risposta scontata soltanto finché le sue implicazioni non si ripercuotono per davvero nella vita reale. Continuerò a registrare il resoconto delle mie giornate per salvare le apparenze, omettendo queste mie note, finché non avrò fatto un po' di chiarezza dentro di me. Sempre distratto, preoccupato. Preoccupato? Come ti viene in mente? Non devi mai abbassare la guardia durante una partita. Il minimo segno di debolezza e il nemico potrà sfondare facilmente le tue difese. Il nemico? Ne parli come se fosse una guerra.
Il modo che hai di giocare mostra chi sei nella vita. Sempre. Quindi sì. È una guerra. Una guerra in cui non importa se il nemico sembra dire cose ragionevoli. Va schiacciato. Senza pietà. Forse anche questa è soltanto un'illusione. Che le cose possano tornare alla normalità. Ma che cos'è normale, poi? Ipotecare tutta la propria vita per un buco sottoterra in compagnia di un peluche? O ignorare la paura e gettarsi tra le braccia dell'ignoto, anche se questo può significare la morte? La verità è che da qualche parte dentro di me si è aperto uno spiraglio, un'alternativa a quello stato di apatia che si stava impossessando del mio spirito senza che me ne rendessi conto. E quell'uomo è un uomo, poi. Mordred dice di no, ma sono sicuro che non è propriamente la verità. Quell'uomo sembra conoscermi abbastanza bene da sapere in che modo spronarmi a reagire. E diavolo se ci è riuscito. Se sto mentendo, allora sarà la mia fine. Ma se mi sta dicendo la verità, sono sicuro di volerlo sapere. Su una cosa che mi ha detto posso essere assolutamente sicuro. È una scelta che dovrò fare da solo. Dio sa quanto vorrei che non fosse così.